Volete iniziare voi? Yeah, sì, certo, grazie. Gli errori più frequenti degli stranieri. Beh, gli amici, quei tipi. Facile, no? Si studia nel corso elementare, ma poi si dimentica. Bello è quello. Usati prima di un nome o di un aggettivo, funzionato come gli articoli. Al singolare, bell'amico, quel tipo, bella ragazza, al plurale, quegli amici, quei tipi e belle ragazze. E proprio al plurale si trovano gli errori più frequenti. Attenzione, mai dire o scrivere quelli ragazzi o belli alberi. Quegli errori si devono evitare. Carino, vero? Sì. Si inizia non si inizia con errori o orrori, come li chiamano. Un attimo, vediamo un po'. Non tutto è chiaro. No, eccolo, questi qua. Natalia, ok. Due ragazze francesi. La vuoi leggere, Olga? Vuoi Io, leggere tu? Sì. ragazzi francesi, facilissimo questo, vero? Il plurale degli aggettivi in e, come francese o grande, prende la forma con i francesi, grandi, sia per il maschile che il femminile, lo sanno tutti, no? Eppure uno degli errori più frequenti degli stranieri è dire due ragazze, francese due case. Grande. Perché? Perché la E viene sentita sempre come la vocale tipica del femminile plurale. E non è così. Questo EII è un errore classico per tutti. No, Io certo citaio, non ne понимаю смысл. ad esempio, dovrebbe leggersi francesi, e invece spesso volentieri dicono ragazze, finisce con la E, in automatico francese, ma non è francese perché è lui, Francese. francesi. Due case grande. Due case grandi. Il mio schermo ce l'ha sopra, non si sa perché Chiaro. questa cosina che io per cambiare lo devo fare acrobazia. Ok. Adesso rivediamo un altro secondo. Chiudo. Vediamo se non succede come un'altra volta, ditemi voi, perché a volte quando condivido un documento diverso, si vede lo stesso schermo? Rimane Sì, condiviso? vediamo. Sì? Sì. Ma. Ok, noi abbiamo approfondito un tema, bar, ristorante, verdure. Andiamo avanti. Oggi ho trovato un testo carino, gli aperitivo. Vediamo se c'è un volontario per lettura. Stana? Oppure Henry? O Andrei? Вы меня назвали Оксаном, я не услышал. Да. Андрей. Можно читать, Андрей. да? Да. Прего. Prima di cena, molti italiani bevono No, no, facciamo l'aperitivo. prima l'articolo, il tema, l'aperitivo. Ah, l'aperitivo è un'abitudine italiana. Ok.
Prima di cena, molti italiani bevono l'aperitivo al bar. L'aperitivo è una bevanda fredda, amara e leggermente alcolica o analcolica. Allora, Oksana, se c'è una parola o due che non lo sai, traduzione, chiedi subito. Переводить сразу, да? Перед ужином No, многие не переводи, спрашивай. Чеди а ме. Если есть одна парола, если есть какое-то слово, которое непонятно, спрашивай сразу. Ну, понятно все. Ну, хорошо. Дальше, да? Con l'aperitivo gli italiani mangiano anche qualche Stuzzichino, вот это не знаю, стуцикино. Сейчас будет Ночью, объяснение. я поняла, ну, перед, как Ну, же, читай, читай, не надо переводить. Читай. я в голове поняла, сказать не могу. Ночулина, олива верди, энере, пататина, пиццетта, хокачина, салюми и танто альтро. Энри, Президент, ну никак, до к аперитиву, как оно по-другому называется. не совсем закуска, но Да, такое, да. компания. Энри, Это... Да. Vuoi continuare tu? Signore, ok. Ok. L'aperitivo L'aperitivo? è un abitudine molto apprezzata non solo dagli italiani, ma anche dagli stranieri perché è un momento di svago. Che da quel svago? Свагу это свободное, это как свободное время. Ок. И ди Не совсем развлечение. Это как провести вместе время, расслабиться. Ok, di svago e di convivialità. Ah, Da. attenzione, poi vediamo perché svago ha più di un significato. Dipende dal contesto. Perché il svago per bambini è un conto, in questo caso di aperitivi ha un altro significato, ma comunque è sempre passare un tempo insieme ad altre. E non, ok? Svago. Ma poi la leggiamo, guarda, vediamo subito due, perché se faccio traduzione sempre in lingua russa non va bene, non lo imparate. Cerchiamo di capire. Arrivare in qualche modo. Allora, relax, rilassamento, riposo. Ok, Chiara. Ma anche un gioco ludico per bambini è un svago. Ok, andiamo avanti. Dove siamo? Ecco, l'aperitivo. Convivialità. Svago. Io non ci sono. L'aperitivo è un'abitudine molto apprezzata non solo dagli italiani, ma anche dagli stranieri, perché è un momento di svago e di convivialità da trascorrere al bar con amici, familiari o colleghi di lavoro. L'aperitivo sorseggiato in Italia è anche più bello per l'atmosfera delle piazze e tavolini all'aperto, gli ombrelloni dei bar, i sapori e la qualità dei cibi italiani. Ok, vediamo, proviamo un altro volontario. Olga, posso chiedere? L'aperitivo ha un'origine molto antica. La parola viene dall'italiano e significa aprire. Dal latino. Dal latino e significa Ah, no, sì, dal latino.
latino e significa aprire lo stomaco per stimolare l'appetito. Gli antichi, infatti, per curare l'inappetenza, usano una bevanda del sapore amaro a base di vino bianco. È proprio il gusto amaro che apre lo stomaco e stimola il senso di fame. Ma l'aperitivo in senso moderno, non come medicinale, nasce nel 1786 a Torino, in una piccola bottega di liquori. Antonio Benedetto Carpano, gestore della bottega ed esperto di erboristeria, ha l'idea di vendere in un'elegante bottiglia di 1 litro un vino leggermente amaro, aromatizzato con una mischia di erbe e spezie. In Chiama questo questo. caso qui con miscela. Ah, con una miscela di erbe e spezie. Chiama questo vino Vermut. La bottega si trova proprio di fronte al Palazzo Reale e, sicuro della bontà del suo nuovo prodotto, Carpano decide di inviare una cesta di bottiglie al re Vittorio Amadeo Dritto, Terzo. terzo. Ok. Axana, c'è un giretto. Vermo. Il vermut piace tanto, diventa subito la bevanda preferita della corte reale. Il successo è assicurato l'aperitivo di Caprano. Assicurato. E questo è Successo assicurato, значит, e succede, è sicuro che sarà. È sicuro che sarà il successo. Allora, io vado alle Olimpiadi, vinco, allora posso dire prima, il successo è assicurato. L'aperitivo di Carpano in breve tempo viene servito in tutti i caffè di Torino, accompagnato da stuzzichini a base di prodotti tipici piemontesi come formaggio e salumi. Da Torino la moda dell'aperitivo corre veloce in tutte le più grandi città italiane, per prima Milano, che inventa una bevanda a base di 33 erbe aromatiche simile al vermut piemontese, l'amaro Ramazzotti. Da questo momento in poi la produzione si allarga. Nascono il bitter Campari, il Martini Bianco e tanti altri aperitivi. Allora, qui sotto possiamo leggere cena, che è il pasto della sera, svago, relax, rilassamento, riposo, convivialità, stare insieme agli amici in allegria. Posso aggiungere qualcosa? Sì? Sono stata un giorno a Venezia e ho visto che tutti i turisti bevono come aperitivo, bevono Aperol. Perché magari è più generico, più famoso, però c'è anche Bellini, che è fantastico, perché c'è Forse, gusto ma di festa. adesso sono stata a Venezia 2 giorni fa e ho visto sulle tavole solo Aperol È più Spritz. generico e famoso, però ci sono Sì. numerosi aperitivi di scelte. Bisogna chiedere la carta con la lista di.
possibile, perché ogni luogo ha poi dipende, per esempio qui vicino Roma è preferito anche i bilini con la pesca, un po' vecchio come aperitivo. Ma forse questo testo è alto, ma Aperol è diventata famoso solo alcuni anni fa, dal 2-3 No, 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 però lo chiedono già da tempo. È più classico, se non sai cosa prendere, prendi questo. Poi ci sono diverse. Però anche Prosecco. Allora, vediamo un attimo. Io penso che qui siete bravissimi. Lo salto. Anche questo. E vediamo un po', oh, e qua non ci stanno questi esercizi che vorrei, però, perché questo è un po' per bambini piccoli. Adesso abbasso un attimo, un po' di pazienza, che io con il mio computer ancora non ho. Io non ho la grafica di chi c'era e chi non c'era, ma un'altra volta abbiamo un attimo assaggiato articoli. Quelli famosi articoli fastidiosi, che non si sa. Non è qui, il diploma. Troppe cose ho, troppe. Complesso Calvani, lettore, chiarissimo. No, non è questo. Ok, anche se sì, anche il verbo abbiamo visto, e questo me vorrei rivedere, il verbo. Nascondono, vediamo dei documenti. No, non mi dispiace. Ah, non è questo. Un attimo di pazienza, che non è questo che volevo rivedere. Perché qui c'è solo esercizi, ma prima dobbiamo capire con che cosa si mangiano questi. Allora, visto che ci sono le persone che vedo per prima volta, potete raccontare nel frattempo qualcosa su di voi e perché siete con noi? Henry, perché ti piace la lingua italiana? Non c'è microfono. Sì, mi chiamo Anri, Anri. A-N-R-I. Anri. Anri. Piacere. Anri, piacere, sono Olga. Rassказать о себе? Да. Да, окей. Mi chiamo Andri, io vivo nell'Olanda, al Aia, città, по-русски Гага, ніхто не знає, що таке l'Aia.
Era una volta era capitale, vero? Secondo capitale, Secondo un capitale. ufficio, un uffi ufficiale capitale, Ufficialmente? unofficialmente, No. ufficiale capitale Amsterdam, Sì. per turisti per tutti, l'aia, Io una ci sono stata a Aia e anche a Brill. Ok, E si sta bene, mi è piaciuto. bene. Brill. Ho 56 anni, Ok. sono l'artista, Artista. vivo in Olanda, nell'Olanda da 23 anni. E basta. E basta, vabbè. Già detto tanto. Non ho Ma tanto. una domanda sola, una domanda piccola. Ma perché ti piace la lingua italiana? Ah, mi piace lingua italiana. Mi piace molto lingua italiana e cultura italiana. Voglio non trasferirmi, ma voglio vivere in Italia da 3 a 6 mesi all'anno, Con quale regione? in quale regione? Preferisco sud. Ah, no, Sicilia, Roma, Sicilia, Lazio. Roma, Scusa, perdona. Lazio. Lazio un po' difficile per me, perché io ho un problema con la colonna vertebrale. Ok. È un po' difficile, se ti scrivi i camini, i Sì, padioni. hai ragione, il centro storico non è Sì. accomodato. Ecco perché preferisco Sicilia. È более плоская около моря. Dipende, anche nord, però Sicilia magari c'è il mare, si mangia meglio, si vive più semplice. C'è tanti pro e contro, perché Sicilia Sicilia o c'è dietro una barca? è diversa. Allora, io non lo so perché mi sono perso una scheda tanto cercata. Letture, faccio un'ultima prova, se non c'è. No, è sempre. Dobbiamo fare i verbi, non c'è niente da fare, è così carino. Vabbè, il verbo. Senza il verbo non possiamo andare da nessuna parte, giustamente, come facciamo a capire? Il verbo dà molta informazione sul soggetto. Ci dice, ad esempio, che cosa fa? Andrea gioca, perciò mi indica cosa fa. Andrè è simpatico, in questo caso è, non è, è per coniugare una cosa. Per esempio, Aksana e Olga, belle donne. In questo caso faccio, le unisco le persone. Qui no, Andrè è simpatico, Andrè essere simpatico. Giusto? Se compie o subisce l'azione, Andrea chiama. Andrè è stato chiamato. La forma già abbiamo rivisto, però ripetiamo. Ci radici e disinenza. Lavoriamo. Per disinenza
andiamo a cercare inclinazioni e per verbo arriviamo per fare analisi grammaticale. Tutto come desinenza. Accanciamo. Lavoriamo. I verbi italiani si dividono in tre gruppi per tre coniugazioni: are, ere, ire. Parlare, mangiare, pensare. Se provo un attimo di ingrandire. Bene così? Si vede bene? Allora, qui. Sì. No, non c'è questa funzione. Prendo verde. Ok. Ecco, are. Nito. Are. No, tutta la parola. Cancelletto. Eccolo. Allora, parlare, mangiare, pensare. Se iniziamo non da sinistra verso destra, ma al contrario, da destra verso sinistra, sono tutti are, 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 are. La seconda coniugazione con ere, scrivere, leggere, chiedere. Questo bisogna ricordare, lo devi memorizzare. Vedo il verbo, guardo la desinenza, capisco coniugazione. Facilissimo questo, non è. E la terza, ire, sentire, partire, dormire. No, ma perché? Perché? Chi c'era un'altra volta di voi? Mi sa che nessuno, vero? Mi sbaglio? Allora rivediamo pure una cosa simpatica. Visto che Henry andrà sicuramente in Sicilia, penso che già conosce un po' cucina italiana o no? No, scusate, ma di più non posso fare oggi, non va. Allora, la desinenza di un verbo fa capire la persona che compie l'azione. Io, noi, tu, voi, lui, lei, loro. Allora, prima persona, io e noi. La seconda, tu e voi. E la terza, lui, lei, loro. Poi, il numero della persona in singolare o in plurale? Il tempo, ci sono tre, non tre tempi, però questi di base, presente, passato, futuro. Poi il modo in cui l'azione viene presentata può essere infinito, come lavorare, indicativo, lavoriamo. Congiuntivo, se lavorassi, condizionale, lavorerei se. Io lavorerei se non ero malata. Imperativo, lavora. Ok, importante. Diciamo da tutto ciò capire radici, desinenza, coniugazione. Magari il prossimo lunedì si vede solo presente, essere, avere, e poi mano a mano il futuro è il tempo più difficile in assoluto. Ci sono le domande? Per radici, desinenza, tre coniugazione, are, ire, ere? Verbi italiani, capisco tutto. Ok, è chiaro. Va bene.
Preposizione Allora. difficile. Eh? Preposizione di difficile. Ci arriva anche lì. Allora, l'indicativo è il modo del verbo che indica la realtà. Oggi c'è sole. Vedo che oggi c'è il sole. Il modo indicativo ha 8 tempi, 4 semplici e 4 composte. Composte, scusa. E, per esempio, un'azione che avviene ora, in questo momento, oggi piove, un fatto, un'azione. Mio padre lavora in fabbrica. Vediamo se siete così bravi, cioè poi dobbiamo. Allora, facciamo questo piccolo esercizio che è facile facile, il numero 3. Adesso lo ingrandisco così si vede. Oh. Eccolo. Collega. Perfetto. Collega i soggetti della prima colonna con le frasi della seconda colonna, poi scrivi infinito del verbo. E c'è un esempio. Alberto studia matematica. Are, studiare. Olga? Silvano e Giorgio calcolano le spese mensili. Calcolare. No, aspetta, bisogna scegliere, bisogna collegare. Ah, Calcola le spese mensili. da. Non è che posso Sono due piacere. sorelle. Sì. Un secondo. Нет, они же, это же Джорджо, мальчики. Passano le vacanze in California. Ok, sì, Silvano e scegliete. Giorgio passano le vacanze in California. Infinitivo, passare. Passare. Perciò quale coniugazione? Finisce con are? Non поняла, что сделать. Allora, nel primo caso era studiare are, prima coniugazione. Ah. Passare. Passare è primo coniugazione. Sì, prima coniugazione, ok. Primo. Oksana, I miei cani, что-то в множественном они. Vabbè, vai pure per esclusione, passano vacanze, già andata via. Però c'è proprio un verbo che proprio dei cani non si può, non vedo. Vai per esclusione, non possono essere sorelle. Non posso essere in funzione? Abbiamo poco podходит. Abbaiano, sì, abbaiare. Abbaiare, gafkać. Gafkać. Ok, Andri? Sì. Allora, la quarta frase. Papà. Papà? Una maestra in pensione. Maschile. Я не совсем понял, что надо делать. Ah, bisogna trovare una frase giusta. Per esempio, abbaiano poco, già cancellato. Passano le vacanze in California anche. Deve scegliere la fine della frase giusta, più adeguata. Я ничего не понял, scusa. Allora, ok, qui c'è la quarta, papà. Qui, come un esempio, Alberto studia matematica, ok, può stare. Silvano e Giorgio già abbiamo visto, i miei cani pure abbiamo scelto che abbaiano e dobbiamo trovare la fine della frase per la quarta, papà, e vediamo che cosa può andare bene per papà. La faccio No. un esempio, perché è per e si intende essere. Papà è. Eh? I. Oppure è una maestra?
Oppure papà sono due sorelle. Ci sono rimasti tre di queste frasi? Я потерялся. Vediamo un po'. Va bene, chi la può aiutare? Chi vuole aiutare? Dai, Olga. Papà è una maestra in pensione. Però c'è anche Vittoria perché la maestra è femminile. Ah, ma ho cercato che è maestra. А, я... Учительница. Я Учительница. Да, забыл. правый и левый столбик соединить, найти подходящий, Да. Андрей. Секунду. Значит, папа и пьяно. Не, не. Ah, papà, guardate che c'è una frase sotto esempio che è un po' nascosta, non si vede bene. Perché c'era il mio cursore sopra, scusate. Ну, тогда остается calcola le spese mensili. Sì, povero papà, deve pagare tante ha tante spese. Ok, allora, la vuoi riprendere la quinta frase, Vittoria? Не, я только что понял, что к левой Qui тесте non ci stanno i voti, non c'è премии, non posso дare медаглie. надо подбирать и с правой стороны. Это я Так. только что понял, что это не параллельно читать. Папа. Ok. Ваббè, possiamo andare avanti, Vittoria? Vittoria, lei è una maestra in pensione. Perfetto. Allora, e poi Oksana, il Il giornale. giornale è pieno di brutte notizie. Sempre, sempre così per tutti. Allora, Henry, vuoi riprovare? Nerina, il settimo. L'ultimo è Nerina e Maria Carla. Sono due sorelle. Sì? Sono due sorelle. Ok, non è difficile, vero? Cioè, allora, ora proviamo. Noi abbiamo collegato, però non abbiamo messo in coniugazione. Ritorniamo alle nostre frasine. Silvano e Giorgia, Oksana, trova tu, non è importante di chi è la frase. Silvano e Giorgia, cosa abbiamo detto? Passano le vacanze in California. Il verbo passare, qualcuno, sono io allora. I miei cani abbaiano allora. Abbaiano? Iano. Abbaiare? Prova a scrivere. Abba. Iare, iare, abbaiare. Abbaiare. Non so se io posso scrivere. Io non posso scrivere qua sopra. Abbaiare e com'è la desinenza? Arrivo, eh. Abbaiare. Abbaiare rimane tale o uguale, c'è solo un suono che fa confusione, però in realtà rimane come tutti gli altri. Sempre con are va a finire. Perché are e ultimi tre che prendo per coniugazione. Sempre prima, ma che sono tutti prima, è possibile. Henry? Papà? Papà. Papà che calcola le spese mensili. Calcolare. Calcola. Calcolare. Sempre con are, purtroppo. Non mi aspettavo questo, pensavo che forse c'è differenze. Va bene, andiamo avanti. Vittoria. Spese mensile, mensile, da sto dicendo. Allora, spesa, Abbonale. io vado al supermercato e compro banane e latte. Allora, io faccio la spesa. Sì. Ah, mensile, mensile
per collegarsi mese, però io non posso dire le spese mese, lo dico le spese mensile. Ah, pro mese, in mese, per un mese. Mese Rasходы. Sì, quando... Ok. Non vi ha fatto addormentare, no? A chi piacciono verdure italiane? Il cibo italiano? Nessuno? Mi piace molto. No, eh? Verdure. E invece è molto buono e fa Cibo bene italiano per il piace fegato. molto. E fa bene per la salute, per la pelle, per il fegato, per microelementi, vitamine, eccetera. Allora, sotto c'è la foto di propria verdura. E Non io vediamo. perché la vorrei... Vorrei voi vedete questa stringa nera? Ok. Bietole. Vabbè, dimmi, sono questi cosini fogli verdi? Non vediamo i verduri Sì? Si italiani. vede? Non No, non ho visto. vediamo. Ah, non vedete niente? Allora aspetta un attimo che io come un'altra volta. Vediamo sette. Mi si è girato tutto il schermo, scusate. C'ho paura di sbagliare il posto per condividere. Mi sono tutto rovesciato. Questo che significa? No. Questo? No. No, ti aiuto. Scusa, No. scusi, Sì? scusi a tutti, mi devo uscire, ci vediamo prossima volta. Grazie, Benissimo, mi auguro buona giornata e buona serata. Grazie grazie per tutto e buona a te. serata. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, buonasera. Allora, vorrei rivedere questi Palina, facciamo il mio schermo non condivide più. Bietole. Bietole sono quelli fogli conosciute come erbette da taglio o bietoline. Si legge? Dai, Olga, hanno foglie piccole? Vai, continua. Hanno foglie piccole, tenere e gambe sottili, Tenere, 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 tenere tonichi, mianchi, nierni, e gambe soliti, il solito. sottili. Sottili, tenere e gambe sottili, più fini delle bietole dette da costa, vedi? Si trovano per Da niente. costa, там просто внизу будет другие вердуры, они называются косты. Da costa. Si trovano tutto l'anno, fresche in mazzetti o anche già lavate in busta al supermercato. Sì, penso di sì, Per perché non pisala mia, io ho visto il text, Ne dopo si esistono intende. anche varietà colorate, dei gambi gialli o rossi. Le migliori sono primaverili, adatte anche a essere gustate e a crudo in insalata, oltre che lessate e a piacere ripassate in padella. Padella, ripassate in padella. Cavarotta. Si impiegano anche nel farcire Ripassata è l'uovo. tipo, non, perché la prima cottura è acqua dentro la pentola, poca acqua, tanta verdura, pochissima acqua. E la seconda è ripassare, che tu scaldi olio di oliva, pepe rosso, sale, tanto aglio e giri, 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 giri. Questo è ripassare. Ripassare. Si impiegano anche nella farcitura di paste ripiene e torte salate come la pasqualina, ligure e erbazzone emiliano. Такие пасхальные
pulici salёные, как бы Угу. сказать. Алёна. Пасты репьене, можно и пиццу. Пасты репьене это такое тесто. О, это типа что-то пельмени, может быть, или Нет, травиоли? нет, нет, нет. Пасты, possono essere anche ravioli, però possono essere pasta ripieni e tolte salate, когда есть верхний слой, нижний, и посередине моцарелла и вердуры. Равиоли тоже, но равиоли классические. Брокколетти non ci vediamo perché è molto facile, lo conoscete già, è come i carciofi. Carciofi si trova solo a primavera. Devono essere non possono mangiare, non si mangiano crude, possono essere fritti, che si aprono come un fiore, oppure preparati in padella con menta, prezzemolo e aglio. Asparagi, anche quelli sono primaverili, buonissimi per il fegato, ottimi. E questi sono i miei preferiti, sono cardi. Cardi, perché lo dicono costa? Perché vedi come sono larghi, grosse, alte, come spugnetti. Si può preparare varie paste, si può essere cozze, aggiunte con proteine, che ne so, pesce o carne accanto, oppure possiamo fare lasagna bianca, besciamella, pasta per lasagna e cardi. Catalogna anche buonissima, anche se non mi fa impazzire, tipo di cicorie. Poi quella è ottimo, si trova raramente, è un cavolo nero, ottimo in tutti i sensi per la salute. Può essere verde, verde nero, verde blu. Zuppa toscana, ottima. Chi per qualche ragione andrà a Toscana, provate. Questo ci immedierà. Passano simili al gusto di broccoletti a volte, eh? Un po' più magari forti, ma è quelli. Quando andrete a mangiare fuori, vedete il menu e lì c'è scritto come contorno ci immedierà e tu dirai, ma che mai che cos'è? Sono tutte verdure cotte. Altre coste, questi hanno foglie larghe, ma diciamo rimangono sempre un po' duretti, eh? Non è ottimissimi. Puntarelle, più giù, quelli primavera, primo estate, ancora si trovano, perché non scende giù, non lo so. Faccio vedere. Quelli è buonissimi, meglio comprare già puliti, perché pulirli è vero problema, io non sono mai riuscita a farle bene. Allora, lo trovate pu pulite, rigirate come se fosse su se stessa, bianchi bianchissimi, potete aggiungere asciughi, oli di oliva, un po' di olive neri, un po' di limone, ottimo, puntarelle Asciughi, che cosa fantastici. è asciughi? No. Ritirati. Eh? Ritirati, получается, no, asciughi. Asciugamano. No, no, asciughi è как бы соленая килечка, можно приравнить, ну не совсем, да, одна и та же семья, да. Я тоже ела понтарелла, да, правильно название. Пунтарелла. Allora, broccoli, già abbiamo detto che broccoli non la vedremo. А бьетола это получается верхушка, а от барба бьетола, ну. Allora, bietole, это как бы так, они не такие грубые. Листья. Бьетолы, они зеленые, но могут быть с красными концами. Но не всегда барбабьетолы, потому что бьетолы – это бьетолы. То есть одна семья, Ага. есть барбабьетолы. Не, ну они ж могут продавать просто листья от буряка отдельно и сам буряк вот так вот тоже. А могут быть и бьетолы, они будут только зеленые, и там снизу не будет луковицы. Ну да. Я лично верхушку от буряка не покупаю. Мне кажется, она очень такая
Уж сильно это тяжело переварить это все на сырую. Вот это вот бетулы, они маленькие листики и зеленые, и низа у них нет, они просто бетулы. А барба-бетулы красные, ну как-то, ну не очень. Questo non sono tutte verdure, ogni regione è specifica. Per esempio la cicoria è simile, questa è la famiglia di cicoria, lo chiameranno coste, sicuramente. Cardi ottime. Questa qui è Catalogna, perché Catalogna è un po' più grossa, un po' più massiccia, e mi dice le cicorie selvatici, questi racconti nel bosco, non nella sera, sono tenere. Sono anche daже колючие чуть-чуть, у них цвет другой, завернутые. E vabbè, queste verdure a tavola ci sono sempre. Altrimenti, questi la vediamo più là, come finocchio, come varie insalate. Queste sono come cetrioli, vanno un po' meno perché no, non sono ottimi i cetrioli qui. I pomodori c'è varietà, sì, di pomodori possiamo scegliere questo. Allora, ce l'abbiamo 5 minuti. Allora, chi va in vacanza quest'anno? Dove andate in vacanza? Stanno i progetti? Sono Non stata lo so. in vacanza divido la mia vacanza in intervalli. Per esempio, sono stata in vacanza a Cipro in 4 giorni in marzo. Questa settimana, 2 giorni fa, sono stata a Venezia. Dovevo andare con la mia amica, ma il padre di mia amica è morto Condivisa. e io ha scivolato e mia spalla è rotta. Ah. E sono andata qui, ma solo per un giorno e per un notte, perché non devo avere una valigia molto pesa, ma sono andata ai giardini sul Biennale e ho visitato alcuni padiglioni di alcuni paesi. Per esempio, sono stata ai padiglioni di Austria, Inghilterra, Francia. Sì. Carino. Ma di estate hai Mm? progetti? Questa estate hai progetti per questa estate? Questa estate, sì, una settimana vorrei fare a Croazia, Croazia, Grazie. Non Croazia. capisco. Per una settimana. Vado qui ogni estate al stesso posto, isola Brač, con le stesse amici, e mi piace molto questo posto, questa isola, questo albergo, e il mare è molto molto fresco, il clima è interessante, non Non è troppo caldo, non è troppo caldo, no, troppo perché in caldo. Italia è umido e afoso. E non umido perché non umido perché c'è un vento molto molto piacevole. Un vento. Bella vacanza, bella, mi piacciono i tuoi progetti. Sì, Allora, Xana, vuoi raccontare tu? Ci abbiamo qualche minuto, i tuoi progetti?
per questa Пол estate? минуты буквально, извините, но пол минуты. Да. Можно на следующий раз я расскажу. Non c'è problema, come vuoi tu. Come vuoi tu. Vabbè, ragazze, ora abbiamo finito. Ci salutiamo. Vi auguro belle cose. Spero di rivedervi. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Buona serata.